Govorimo o snimanju ovog filma i uopšte o njenom je iskustvu sa sa tog snimanja. S nama je i Nevena Šačević koja će prevoditi sve to. Evo samo da poželim dobrodošlicu. Benvenuta alla facoltà della Accademia della Recitazione. Grazie, grazie. Ovo su studenti glume, režije, montaže, produkcije, kamere menadžmenta, zvuka, je tako? Je se neko preskočio? Dramaturgije? Produkcije, ok. Tako da, evo, da ću uh, reći Tanji. Uh, ok, uh, ja bi krenuo samo sa pitanjem kako je Tanjino u stvari uopšte... Um, da li je Tanjak... Uh, ovo, kako je dobila opština ovu ulogu? Uh -huh. Ej, e, samo da vas pozdravim sve o, u ime Gabriele Karluči e, ispred festivala italijansko-srpskog filma i da vas pozovem danas u 18 časova u jugoslovensku kinoteku na film Alessandra Derviza More dei tempi dei i šrek Ljubav u doba šreka e, Pitanje e, Miloša Pavlovića je Aha, okej okay. Yeah, Tania. Uh, dici agli studenti della facoltà della recitazione come hai vinto il suo ruolo in questo film. Okay. Uh, first of all, mm, thank you to everybody. I'm very happy being here. So I'm sorry, I don't speak Serbian and I speak English not very well. So I will speak in Italian and never know. Ho parlato per voi. Ho e non è molto inglese, quindi parleremo in italiano. Dunque, eh, questa, questo film per me è stata, um, è stata una, una bella avventura inaspettata. Io lavoro soprattutto a teatro e non, e non al cinema. Questo eh, è stato davvero una grande avventura per me in questo film e un grande sfido, perché sono io una spettacolare e molto mi è svidelo, perché ho ottenuto un ruolo in un progetto. Quando mi è arrivata ehm, la proposta della scena per andare a fare il provino, ho visto questa scrittura in questa lingua assurda e eh, sono stata subito molto affascinata e incuriosita da questa cosa, è stata la prima cosa che mi ha fatto venire curiosità. Uh, prvo kada sam videla scenariju, uh, začudila sam se zato što je uh, tako strani jezik, uh, tako stari jezik u pitanju, znači koji nije ni latinski nego pravi istorijski i to je zaista bila jedna velika avantura i jedan veliki izazov za mene da to naučim za ovu ulogu u scenariju koji sam pročitala. E così ho cominciato a, a lavorare con, a, con, con Matteo, a incontrare poi gli altri attori e pian piano sono entrata in questa, in, in questa storia che è, stata, eh, mm, che è stata anche molto collettiva, nel senso che abbia, è stato un film molto faticoso da girare perché...

un gruppo molto forte, per cui è stato veramente un percorso che abbiamo fatto insieme. È stato, eh, siamo stati veramente quel manipolo di personaggi che ha, che ha attraversato la foresta, che ha fatto quell'avventura insieme. Questa cosa ha rafforzato molto il lavoro. ali je bilo mnogo zanimljivo jer smo mi kao grupa prelazili i reku i brda i, i, i sve zajedno i, to, i mi smo se zaista uneli u to kao u tom vremenu. E, I sve smo to osetili na sebi, i vodu, i blato, i sve. I šumu, izvinjavam se. Ehm... <laughs> Il lavoro che abbiamo, che abbiamo dovuto fare è stato quello di provare a immaginare un tempo e un mondo che non esiste più. Uh, da ne uh, Matteo, il regista, voleva raccontare una Roma che non è la Roma classica, quella che spesso è stata raccontata nel cinema, ma una Roma precedente, una Roma prima, eh, prima della fondazione. Matteo, regista Matteo Rovero, ha voluto che spiega come è uh, je Rim nata e cosa è stato pre Rima, solo una rijeka e uh, brda okolo e come è esistito il nastanaccio del Rim. Non è un classico Rim. E quindi si tratta di una ricostruzione a metà tra la storia e il mito, una narrazione in parte documentata per fare questo film ci si è dovuto molto documentare storicamente, ma in parte anche attenere alle narrazioni mitiche, leggendarie, Come sto znate posto legendarni mitovi, a napreo Romulo e Remo, na čemu è iposto poi film e in tome se reditelj i basirao, na tom principu Romula i na samom legendarnom mitu Chiaramente il film è un'ipotesi il tentativo di una ricostruzione su come potrebbero essere andate le storie, come, come potrebbe essere andata la storia. E naturalmente Matteo sceglie di raccontarla da un punto di vista specifico. sapere, che E eh, il punto di vista che Matteo sceglie è quello. Mh, della relazione tra i due fratelli. Chi è esoprovo da poco che tra noi due brata, e che costruiscono in un'especifica forma, in un'especifica forma, in un'especifica forma, in un'especifica forma. Questa è la scena. Quindi, questa relazione d'amore e questo legame tra i due fratelli. Mentre um, Romolo uh, afferma un principio di ordine divino basato non sulla forza, non tanto sulla forza e sulla vendetta, ma su quello che poi sarà la nascita del diritto romano. Romul si basa sulle forti di Dio, di quello che Dio ha detto, e che sarà rođeno da di quello che è provvido attraverso la sua posta e la sua posta di lavoro. Quindi appunto, il film ci racconta quello che è, eh, che è prima, prima di Roma, prima della fondazione, e prova ad andare a quell'arcaico, a quel mondo antico, primitivo: che però è quello su cui si fondano le radici di, che poi sarà, di quella che poi sarà Roma, Roma del, Roma del diritto, ma anche Roma dell'espansionismo, Roma dell'impero, Roma delle grandi colonie, della potenza, anche Roma feroce. Scusami. Uh, znači, nakon ovoga svega su nastale um, različite vrste rima. Um, Moćan rim, feroće, uh, strašan rim, uh, nasilan rim. Uh, Anke quella del, dell'espansionismo, dell della... Delle colonie, degli... Da, onda su nastale velike kolonije od strane Rima. Ok, cioè, anzi, cioè, 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 delle cioè, 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 sul, film, sul lavoro. Ako želite da postavite pitanje o radu na filmu, šta vas još zanima, slobodno izvolite. È uh -huh. e una domanda interessante, eh, è stato difficile recitare in una lingua eh, Latina, non latina, ma in volgare. E quanto ti è durato tempo per uh, preparare il ruolo? Allora, eh, questo discorso della lingua è interessante. Comincia prima ancora che, uh, che con gli attori. Uh, il regista ha chiesto a un, a un filologo di provare a tradurre uh, il copione, la sceneggiatura. Uh, zapravo il uh, radio e i, i radi In una lingua che non era il latino classico, ma in una lingua più antica. Uh, latinski, Questa lingua è una lingua di cui non abbiamo documenti, non esiste, non è una lingua scritta. Questo uh, taj non esiste, non è quindi, come la storia che raccontiamo, anche la lingua è un'ipotesi. Tu hai esattamente un'ipotesi. Um, il... Come in ogni opera uh, artistica, e quindi anche di invenzione, la cosa più importante non era ricostruire filo la filologia precisa e la verità della lingua che doveva essere stata prima. Ma trovare un linguaggio efficace. Non c'è neanche una ricostruzione di questo linguaio, ma abbiamo cercato di trovare il miglior modo possibile di esprimere questo linguaio. Come tu hai pronunciato? Come ti hai uh, pronunciato te... queste parole? Ma, eh, come dire, lì bisogna fare un lavoro di mh, come dire, affidarsi affidarsi um, a, a un suo a un suo capire provare a capire qual è il suono che vuoi dare a quella lingua e qual è l'intenzione um, l'intenzione che è diversa uh, allora Trudila sam se da nađem zvuk tog jezika i da izgovaram onako kako osećam zaista kako je bilo u tom vremenu. Išla sam zapravo po zvuku. Imala sam veru u sebe da nađem zvuk starog vremena. Lavorare in una lingua che non, che non conosci aiuta a estraniarti. Quindi è servito molto a calarsi in un'alterità Uh, no, è vero Non è Credo che sarebbe stato molto mh, difficile pronunciare quelle battute in italiano. Uh, uh, sarebbe stato imbarazzante, sarebbero state brutte battute. Um, Sentirci se sì, um, eh, in modo sgradevole, ci sentiamo in modo sgradevole e ci trovavamo invece in quella lingua era possibile, diventava possibile ed anzi ti rendeva più forte. Ma ci siamo truditi a trovare quel più forte modo di pronunciare tutto. La cosa che è stato necessario fare è stato far passare quella lingua per il corpo. najbitnije je da uh, smo pokazali taj jezik kroz govor tela. Non ci interessava un latino declamatorio, un latino da chiesa, un, latin, un latino, aulico. Znači to nije onaj klasični latinski, nije latinski crkve, pošto postoji i klasični latinski crkve, nije čak ni taj, nego je totalno nešto drugačije od svega toga što mi znamo. Ma Serviva una lingua più, più sporca, più scura, più antica, e bisognava farsi attraversare per eh, poterla restituire. che non Credo che per ciascuno di noi sia stata un'esperienza diversa recitare in questa lingua. Uh, divno mi è già Uh, a che glumice sto som dobila u opštovu ovakvu priliku da glumim na jednom ovakvom jeziku. Alcuni hanno avuto più difficoltà, altri meno. Um, io, per me è stato esaltante, è una cosa che mi è piaciuta moltissimo. Naravno io come sono naišla na poteškoće, za mene è ovo è stato zaista divino. All'inizio uno fa più fatica per imparare, però poi una volta entrati va. U početku sam se uplašila kao glumica, da li ću to uspeti, naišla sam na poteškoće, ali posle kako sam ušla u ulogu, sve teklo. Da se nadoveže na pitanje koleginice, rekli ste da je tekst preveden prvo na italijanski, sa arhaičnog latinskog na italijanski. Da li ste radili prvo probe na italijanskom? E tra doto primo dal italiano in latino, No, era, il testo è stato scritto in italiano e poi eh, si sono fatti diversi tentativi di lingue, di ricostruzioni linguistiche, e poi, che sono state provate e poi è stata scelta questa lingua ed è stato tutto tradotto. Aham. Visce scenario, scena di un'ora, non è vero che non sia in inglese, ma in Italia e uh, quale lingua hai cominciato il provino? In uh, questa lingua. In protolatino. In protolatino. Sì. Da. Na Sì, sì. Da, pensavo sì, sì. uh, da che era... da uh, casting, uh, casting uh, i probe un e prove supocele davvero no samom preistoriskom jeziku. E quante sono colco su prove? quanto sono durano uh, i provini, i casting, uh, tutto? Quanto? Tutto il periodo di. di, di, uh -huh. di, di uh, fino uh, alle scene uh, uh, filmistiche? Quanto durano? Due mesi, mi ha detto Gabriella. Ma no, che cosa? Uh, quanto abbiamo girato il film? No, quanto uh, gli esercizi durano? Le pro prove? Non, no, noi non abbiamo. Uh -huh. Una volta scelti gli attori abbiamo fatto una preparazione, ma che è stata soprattutto una preparazione fisica, quindi soprattutto... Quanto per... è durato? Eh, C'è stato, credo, un più di un mese di preparazione, ma io ne ho fatta poca, perché era la preparazione atletica uh -huh. per i combattimenti. Solo un mese, ma io sono stata già perché si tratta le eh, Ci sono gli esercizi fisici o anche con la recitazione? No, allora eh, la preparazione fisica è stata molto intensa, eh, per, soprattutto per, per, il, per i maschi. Eh, abbiamo fatto poche, pochissime prove delle scene con la recitazione. Noi sono abbiamo avuto nessuno proba, ma abbiamo avuto parecchie borbe, radili siamo puno borbe, filmovi. C'erano state date sulla lingua, c'erano state date delle indicazioni di pronuncia, di, pronuncia insomma, di, di struttura, ma poi io ho lavorato da sola, non ho lavorato con qualcuno. Eh, qualcuno che aveva magari più difficoltà ha avuto un, un aiuto. Uh, najviše smo imali zapravo indikacije kako da nešto izgovorimo. Više smo radili uh, kako da izgovorimo neku reč. Više je to trajalo nego same fizičke probe. Da, ali to je toko snimanje ili pre? Durante il girare o prima del girare il film. E durate tutti gli esercizi. Prima. Uh, pre, pre. Pre snimanje. Quanto? Quanto? Quanto è durato? Le preparazioni fisiche più di un mese, le prove abbiamo fatto, abbiamo provato delle scene. E le lezioni allora, con il filologo? Io non le ho mai fatte. Gliel' messaggio è svezzato proprio per E con il filologo? Io non ho mai lavorato. Non a lavorare filologo, ma si Ho avuto il testo. она e, је je uzela једно од индикација су како је требало да се изговори и па узела је индикација како се то ради радила је сама по свом осећају као што сте чули išла је потом свом звуку и направила улогу Изволите. filmare, quanto è io due mesi è e quanto durano i combattimenti, gli esercizi per combattimenti, le scene, quanto durano, quanto durano per girare una scena, eh, Allora, i uh, mh, i, 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 ci sono tre, tre combattimenti nel film. Eh, per girarli, quelli, quelli sono stati chiaramente molto più complessi e più lunghi, quindi in genere prendevano um, una, giornata, più, una giornata intera o, o, o più, Erano, sono state le scene più complesse ovviamente. Posto è, eh, tre borbe un film filmu, nisu nishto duze traiale od jednog celog dana, zapravo 24 ciasse ili malo visce od 24 ciasse. Uh, još pitanja? Slobodno. Izvolite. A ja sam htjela da vas pitam, malo vezano za temu i sadržaj filma, znači rekli ste da je to nastanak krima, ali da li ste sa i rediteljkom razgovarali, rediteljima, odnosno razgovarali više o toj univerzalnoj ideji filma, o nasilju, želje za moći, koja je neka alcuni, appaiono semplicemente alcuni problemi universali del sabremeno sveto. Come vi a questo? Uh, hai parlato con Matteo Rovero, regista, uh, della fondazione, del potere universale e come tu guardi il uh, punto di vista del potere? come la fondazione, come si prepara la fondazione, come il potere che si trova nel film. Dal, punto, dal mio punto di vista sì, o sì. del personaggio? Uh, Niente eh, pogladnasvetto. Eh, eh. Anche a te, regista. Sì, um, naturalmente abbiamo parlato con Matteo dei temi, dei temi del film. Eh, ne abbiamo un po' parlato insieme, poi ognuno chiaramente ha fatto la sua idea. Eh, è un film sul potere, è un film sul rapporto con il potere naturalmente, eh, con il, appunto, col, il rapporto col potere e il rapporto con la violenza. saprevo proprio un film postore di due stari, Moch e Iliti Snaga. Quello che credo interessasse molto a Matteo raccontare è uh, la radice um, della fondazione di Roma um, che, che a volte si dimentica che è appunto stato questo principio di riunione di uh, individui che erano... aspetta vai. Romuliriem uh, su utom sastanku... Cioè, Roma, Roma, Roma te... nasce come unione di individui emarginati, poveri, profughi, eh, spesso criminali, una cozzaglia di persone. Um, rim nasce proprio dalla stessa incontra, dalla stessa incontra e dalla scoperta di un'esigenza doshljaka, uh, uh, siromašni, uh, uh, jadni, che sono stati in quel, diciamo, plameno. Eh, uh, si, si fonda sul principio uh, de, dell'asilo, cioè la, la, la città, le mura, il segno delle città, il confine della città serve a proteggere questa, questa, questa umanità. Um, tu è proprio uh, simbolico te humano. Um, anche, uh, anche quello che sarà l'imperialismo romano è un, è un imperialismo diverso dalle forme di imperialismo moderno. Che noi conosciamo, uh, l'impero romano ha avuto anche la capacità uh, di includere. Le quindi di crescere enormemente includendo le popolazioni limitrofe e mantenendone però anche l'identità. Aha, significa um, l'imperialismo imperialismo, invece, invece, zapravo invece, 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 è invece, invece, la civilizzazione. Credo che a Matteo interessasse eh, partire proprio da questo principio, ricordando sempre che comunque poi anche eh, Roma nasce anche da un fatto di sangue e, e tanto sangue continuerà poi a spargere. sa sì. provocao, sto vedete, Rimi è nastao na Uh, Tanja je pozorišna glumica. Koliko se oslanjala na uh, klasične antičke drame i tragediju u građanju uloge i koliko se reditelj oslanjuje na takve stvari? Uh, tu se um, Tu je lavorato con la fondazione... Ok, io parlo, dunque tu bevi l'acqua, bevi l'acqua, io parlo adesso. Okay. Uh, tu, hai, uh, fatto, tu hai fatto um, con la recitazione antica, romana, tu hai fatto come un'attrice, uh, uh, come abbiamo fatto nell'accademia, uh, tu hai fatto con uh -huh. um, dunque, io appunto uh, lavoro e ho sempre lavorato in teatro. Uh, faccio teatro di ricerca um, quindi um, Teatro di ricerca e performance. Non, eh, non, non ho lavorato tanto a, al teatro classico, tradizionale. Mi sembra di essere un teatro classico, ma non è un teatro classico. Allora, io non sono in grado di dire teatro perché iniziamo da Dodam, e quindi in grado di essere un'altra forma, ma in grado di essere un'altra Questo non significa che eh, non possa aver lavorato a testi invece anche. Eh, classici, fatto un antigone, che però era appunto in una rilettura, uh, la rilettura di Anuil e in una versione m, contemporanea, quindi che, che si poneva poi al contemporaneo. Pa' nisem nešto puno radila po' nekim antičkim pravilima, da tako kašem, nego više po' nekom osečeju, me to i rekla na početku. A questo proposito mi veniva da dirvi che appunto mi sono ricordata, venendo qui uh, per il festival, uh, mi sono ricordata che sono stata a Belgrado, credo forse 15 anni fa, uh, per il teatro invece, al Bitef Festival Ona Teatrale. E' uh, è, è stato mo molto bello perché appunto ero... I e' stato molto bello perché appunto ero... mi piace essere venuta qui una volta con il teatro, facevamo una pièce uh, um, appunto... Um... Uh, bila je sa pozorištem u Beogradu, a sada je sa projekcijom filma. Je li imate još pitanja? Evo, može Dušan Matić, okay. ako možda. Neko pitanje. Večeras dolazi Eros Ramacoti, jeste li se čuli sa njim? Hoćete da se vidite, mislim, iz istog ste grada, iz iste države. A <laughs> sentito con Eros Ramacoti, voj vedere con lui, perché qui è stasera. Ah, beh, no, diciamo, non verrò a Belgrado a sentire Eros Ramazzotti, ecco. Pošto mi večeras sklasno idemo na koncert u 9 pa, eto. E molto spiritoso, <laughs> mnogo je duhovit. Oni... Na profesora loro vadano stasera al concerto e se voi con loro diciamo non ho più l'età per Eros Ramazzotti Buona, buon concerto ma non vi accompagnerò uh, Želim vam da se lepo provedete, ali zaista ne mogu da idem večeras. Ako želite da se slikate sa njom, možete. Uh -huh. Mogu samo da pitam nešto? Može. <laughs> Okay. Uh, ti mh, aiuta uh, la lingua per creare il personaggio? O ti ha dato la difficoltà per creare il personaggio? No, mi ha aiutato Mol moltissimo, moltissimo. Ehm, lavorare su un, una lingua e sul tipo di musica e di suono che produce. È stato un inizio di strada per lavorare sul personaggio. Ehm pomoga mio puno jezik da nađem lik e quando io ono rekla na pochetku ona è set oslanjela na tai sam zvuk da creira lik. Se li separi non funziona, cioè se lavori sul personaggio pensandolo in italiano e poi lo traduci, non funziona. Ehm um, vole da napravodim jer to ne funcioniše. Znači, nije prevodila na italijanski, nego ga je odmah nekako osjećala i tako je uradila ulogu. Pitanje, da uh -huh. A, dove si gira il film? Ah, okay. <laughs> Dunque, è girato tutto in Lazio, quindi intorno a Roma, in quella parte diciamo non, non urbanizzata che rimane. Uh, da snimani un uh, Lazio, Snacione Collini Rima, e che Um, lei vuole ringraziarti per questo. Eh, io vi, vi ringrazio moltissimo, eh, vi invito a, a seguire il festival uh, cui arriveranno mh, va, tanti fi, film italiani interessanti alla Cineteca nazionale. Come si chiama? Lugoslava. Lugoslava. Uh, želi da vam se zahvali i da vas pozove večeras na projekciju filmu u Jugoslovensku kinoteku pre koncert. Evo ja ću dodati Erusa Ramazotija, <laughs> ako hoćete. Ko hoće da se fotografiše sa njom, može slobodno.